Hola a todos mis amores. Benvenuti a tutti nuovamente nel nostro canale. Allora, per chi non mi conoscesse, io sono Natalie e nel video di oggi faremo qualche shopping, ma non per me, perché per me ho già fatto troppo. Qui c'è il mio bebe, beh, saluta. Beh! Si sta un po' atteggiando. Vi faccio vedere intanto il mio outfit. Questo top di Shein, la borsettina di Shein, il pantaloncino di non so cosa e niente. Adesso siamo qua davanti al puttarello, che il mio bebe deve prendersi due o tre paio di scarpe, visto che tra poco andremo a Cuba e non ha paio di scarpe nuove e vuole prendersi un paio di scarpe nuove, appunto. Scusate per la ripetizione. Allora, niente, io vi porto con me in questa giornata di shopping, poi andremo anche da mia mamma e non so, comunque vi porto con me in questo vlog di questa mia giornata in preparazione per il viaggio di Cuba. Recuperate, vi spiego perché stiamo, il mio bebè si deve provare delle scarpe e quelle che vi ho fatto vedere, però non c'erano delle calze e quindi sono andata alla ricerca di un paio di calze per provare le scarpe e queste sono uso e getta blu. Voi uomini siete molto peggio di noi donne quando andate in giro a fare shopping. Sono innamorata di questo paio di scarpe per lui, cioè spacca o no? Cosa dite voi? A lui invece, questi sono un 45, lui porta il 45, però dice che sono strette. Invece adesso ho preso un paio di scarpe, ho provato un paio di scarpe, numero 44, ma non questo, di un altro modello. E gli stanno perfette, non capisco allora cosa cambia la taglia, perché queste stanno strette e quelle no. Io preferisco queste, però anche quelle sono belle, adesso ve le faccio vedere. Bueno, mis amores, abbiamo concluso lo shopping. In realtà sono passata anche adesso dall'OVS, però perché volevo prendermi dei eyeliner che mi sono finiti e dovevo prendere, però non ci sono più, non c'è più la zona trucchi dentro l'OVS, questo mi spaventa. Vabbè, niente, comunque nel caso oggi pomeriggio devo andare comunque dentro a Fidenza e guarderò lì se trovo l'eyeliner in centro a Fidenza, non lo so, vedremo, perché mi serve assolutamente. E dopo con calma vi faccio vedere quello che ha preso. Adesso dobbiamo scappare perché abbiamo un appuntamento in banca per una cosa, uno spoiler, speriamo che però non ne posso parlare adesso ora come ora, e quindi dopo più avanti veramente, secondo me passeranno un po' di mesi, ve ne parlerò. Bene amori, sono appena usciti dalla banca, abbiamo fatto queste cose che dovevamo fare e niente, adesso andiamo a prendere Bellina a casa, che mi dovrebbe essere arrivato anche un pacco di Amazon con delle cose che dopo vi faccio vedere. E niente, il rossetto mi si sta screpolando e lo sento proprio asciutto, questa è l'unica cosa che non mi piace dei rossetti matte di Kiko. Adesso andiamo verso casa, prendiamo Bellina, apro il pacco e poi andiamo verso Fidenza a portare i miei vestiti dal cinese che me li aggiusti e poi andiamo a casa da mamma. Cioè, secondo me l'hanno lasciato nell'altra casa,
perché qua di fianco abbiamo una casa gemella. Secondo me l'hanno lasciato nell'altra casa, perché nel cancelletto questo qua non c'è. Dai su, ma perché? Cioè, sti corrieri non vedono il numero civico. Beh amori, adesso siamo di nuovo in macchina con Bellina questa volta. Adesso sto aspettando che il mio bebè è andato a prendere il pacco, perché io sono andata ma non sono riuscita a prenderlo, perché l'hanno lasciato praticamente nel cancello del vicino di casa. Il vicino di casa o non c'è o sta dormendo, non lo so, ho citofonato 3-4 volte e non mi hanno risposto, quindi immagino che stiano dormendo, però una macchina dentro la casa c'è, quindi non lo so. E fatto sta che da sola, volendo, si può prendere il pacco dal cancelletto, le ringhiere sono abbastanza larghe, però io da sola non riuscivo perché sono nana e ho le braccia che sono cortissime, quindi adesso ci provo a prenderle il mio bebè. Speriamo bene che riesca a prenderle. Dai, che stress, ma perché? Perché? Ma non guardate il numero. Comunque Rossetto si sta già togliendo. È orrendo così, è orrendo. Ce l'ho qua, però mi scoccio a metterlo solo perché si screpola e mi dà fastidio. Pacco recuperato. Eccolo qua. Aspetta, questo è uno e là dietro c'è l'altro. Che sarà il tema del mio compleanno, il colore rosa oro bianco. Quindi, sì. Boh, non saprò neanche come montarli. Adesso mi manca comprare dal cinese il gonfia palloncini, sai, quello che spingi e gonfia. Perché immagina gonfiare 200 palloncini, da uno viene poi col caldo che c'è. Quindi niente. Unboxing dalla macchina con un disco che mi chiude il telefono. Ok. The road. Dunque, ma dov'è la levetta che c'è di solito nei parchi di Amazon? Qui abbiamo tre confezioni di spazzolini da denti. Ah, eccoli qua. E voi direte, ma perché non li hai presi alla Conad o in giro dal cinese così? Perché qua c'è su Amazon, ho trovato l'offerta, quattro spazzolini da denti venivano 1,30 euro, 1,40 euro, quattro spazzolini da denti. Io l'altra volta, 2 mesi fa, quando ho preso le cose per Cuba di igiene, ho speso per ogni spazzolino da dente che compravo 2 euro, due spazzolini da denti. Invece qua 1,30 euro, quattro spazzolini da denti. Quindi ho voluto approfittare di questa opportunità e portarli ai miei parenti a Cuba. Fanno sempre buon uso, gli spazzolini serviranno sempre a vita, quindi prima o poi li useranno. Sì. E niente, comunque sono così, giallo, rosso e blu e giallo e verde. E poi questo che penso siano i 144 palloncini, esatto, questi sono i 144 palloncini, se mette a fuoco, eccoli qua, di tutti i colori, rosa, gold, bianco. Poi qui dietro abbiamo anche l'altro pacco, che è un po' più grosso ed ingombrante, quindi non so se riesco ad aprirlo adesso. Allora, qua abbiamo una confezione di ciabatte. Vediamo. Come si apre una confezione di Puma? Questi sono Puma, non sono Nike. Allora, anche qua unboxing in laterale. La rotolate. Così? Cioè, in realtà non sono neanche male, però è strana. Della Puma, non sembravano così in foto, giuro. Comunque per un regalo, io gliele regalo al marito di mia cugina e se gli piacciono le indosserà, se no me lo dice. Non è sposata, al compagno. Son marito, perché è in Cuba, se uno vive junto al compagno, son marito e mujer. No. Sono il compagno, è il fidanzato. Sì, vabbè. No, il marito.
No, en Cuba, si tú vives junto a una persona, no, se dice marido. Bueno, estas son las chancletas. Cosa lascia, fanno divorzio. No, si lascia, poi non sono più marito e moglie. È stornato marito. È ovvio. Se va a vivere, sono, si trova un fidanzato e se va a vivere con... Dove vai? Dove là in centro vive? Dormi? La cappella si... Quando vuoi che vada, già dovevo andare sabato. E c'è musciata a capoggio, sì, nena. Qual è il problema? Mi ha musciata a capoggio, tu sei scarto. Buona, mis amores. Questo fatto. Allora, abbiamo consegnato i vestiti e ho preso altri vestiti perché avevo già mandato ad aggiustare dei vestiti e sono andata a prenderli e intanto ne ho lasciati altrettanto, tipo 20 vestiti avrò lasciato, che lunedì saranno pronti e il giovedì si parte, quindi ho veramente poco tempo. E comunque ho preso anche la valigetta del bagaglio a mano, questa qua, e adesso direi che siamo a posto, ci mancano solo le medicine e l'occhi, un po' di occhi per il mal di testa quando ci verrà là, e crema solare anche mi manca, capelli, niente, per il resto siamo a posto. Merenda, un gelatino. E questi siamo noi. Saluta. Giù. Brava. Non so se la vedete così. Com'è brava, educata. Comunque è bello essere ricchino. Perché su Shein. Ricordatevi che se comprate su Shein avete il 15% di sconto. Se utilizzate il gioco di sconto. E Q6 Natalie. Seduta amore, seduta. Giù, seduta. Brava. Bravo baby. Siamo ancora in attesa e che sia pronto il mangiare e poi dopo usciamo. Cioè guardate bella dove si è messa, bella comoda nel sdraio. Qua stanno facendo qualche lavoretto e qua c'è la piscina. Io sto sentendo freddo, quindi mi ho messo una ciocchetta di pelle. Nel frattempo la pasta sta cuocendo. Boh amori, adesso siamo a casa e vi faccio vedere con calma quello che abbiamo preso nella giornata di oggi. Allora, borsetta mia a parte. Dunque, io avessi preso... Quante paia di scarpe hai preso alla fine? 3? Allora, queste... Così, le prese al pittarello. Queste qua, bellissime, alta moda 2022, con la suola straspessa ma stracomode, mi dice lui che le ha provate. E per ultimo abbiamo questo paio di scarpe qua, anche questo alla moda, un po' più soft ma comunque molto carino. E queste invece sono dell'Adidas, sono della Puma. Lui ce le ha già della fila, però le ha volute prendere di nuovo di questo modello, ma della Puma. Cosa ne pensate? Per me, sì. Tanto si sciolta cosa? Sì, sì. E poi vi faccio vedere per ultimo tutte le cose che mi erano arrivate nel pacco di Amazon, che alla fine non ero riuscita a farvi vedere perché ero in macchina e poi siamo arrivati al posto e siamo dovuti scendere. Allora, intanto qua un telefono che perturba. Poi, come vi ho già detto, i tre paia di spazzolini da denti, questi qua, e i 144 palloncini per il mio compleanno. Non ho trovato, cioè in realtà non mi sono fermata dal cinese, però penso che ci andrò domani o mercoledì mattina, visto che mercoledì mattina comunque riposo. Quindi penso che andrò a prendere il coso per gonfiare i palloncini, perché sennò uno muore e sviene là. Ho dovuto cambiare alla fotocamera perché il mio telefono, non so cosa succede, probabilmente nello spazio è esaurito.
abbonamento, siccome devo pagare l'abbonamento, ma non ho ancora sottratto i soldi. Vabbè, comunque, vi stavo facendo vedere queste ciabatte qua della Puma che vi ho già fatto vedere in macchina, che sono per il compagno di mia cugina, un pensierino. Non sono come me le aspettavo, sinceramente. Poi borsellino dell'Adidas del mio bebè, questo qua. Vitamine per le bambine. Cavolo, ma sono veramente poche. Comunque, vitamine per le bambine, per le mie cuginette a Cuba. Sono due pacchi di vitamine, spero che vadano bene, comunque sono per i bambini e non fanno mai male, siccome sono piccoline. Poi ho preso, allora, questo per ultimo ve lo faccio vedere. Questo dovrebbe essere il mantello, la tovaglia per la tavola del mio compleanno. Infine questo, che praticamente è il numero del mio compleanno, con i palloncini sempre sull'oro rosa, anche un po' di argento. E questi cosa sono? Non mi ricordo l'immagine com'era. Per ultimo questo, che praticamente è per ingrassare. Ho voluto provare, ho speso 30 euro per questo. Belle. Non è quello che mi ha consigliato una ragazza, che devo ancora prenderla quella medicina, ma il dottore non me l'ha ancora prescritta, devo aspettare. Però intanto ho voluto prendere questi integratori proteici per provare ad ingrassare. Io nel frattempo, come sapete, ogni tanto faccio ogni tanto, perché mi cerco di impegnarmi, però non riesco mai a stare al passo coi tempi, e per ingrassare e fare esercizi. Io faccio qualche esercizio in casa, ma voglio provare, ok? Me l'hanno consigliato anche questo, non la ragazza che vi parlavo nelle storie di Instagram, comunque mi hanno consigliato questo per provare ad ingrassare. Sono degli integratori e voglio assolutamente provarli. Poi abbiamo preso la valigia a mano, che è questa qua, semplice, l'ho presa dai cinesi, 20 euro questa valigetta. Semplice, comodissima, non è a quattro ruote questa, purtroppo, perché quella a quattro ruote pesa di più, e allora per risparmiare un po' di spazio abbiamo voluto prendere quella solo a due ruote, visto che pesava leggermente di meno. Belle. Allora, detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto e vi lascio qui. Ovviamente se non mi segui già su Instagram, ti lascerò da qualche parte il mio profilo, così mi vai a seguire. E ovviamente iscriviti anche al canale se non l'hai già fatto, e noi ci vediamo in un prossimo video.